È stata inaugurata nel primo pomeriggio la pista di atletica dello stadio Cosimo Puttilli, dedicata alla Freccia del Sud Pietro Mennea. Alla presenza del ministro dello sport Lotti, del presidente del CONI Giovanni Malagò e della FIDAL Alfio Giumi, oltre che della vedova Mennea Emanuela Olivieri, del sindaco Pasquale Cascella e di personalità del mondo sportivo barlettano come Veronica Inglese, Domenico Ricatti e Antonio D'Amato. La restituzione della pista, i cui lavori, unitamente a quelli del manto erboso, sono stati curati dal CONI nell'ambito del Piano Nazionale Sport e Periferie, si è svolta in un clima festoso e ha visto la partecipazione di tutte le società sportive della città, a partire da quelle di atletica, che nonostante l'inagibilità momentanea delle tribune, potranno gestire l'utilizzo della storica pista, sulla quale Mennea ha realizzato il suo record del mondo sul livello del mare. Il ricordo del campione è stato ovviamente al centro delle celebrazioni, che hanno trovato il loro culmine nella scopertura della stela a lui dedicata e nell'annuncio, da parte del ministro dello sport Luca Lotti, dell'inserimento nel programma Sport e Periferie anche del rifacimento dell'intera struttura, che sarà curato, come per la pista, da alcuni servizi e finanziato dai 2 milioni di fondi CIPE, che dovrebbero sbloccarsi nei primi 15 giorni di dicembre, andando così a soddisfare le richieste della cittadinanza, manifestate anche dalla protesta della tifoseria e della squadra del Barletta Calcio, presenti alla cerimonia, di poter fruire interamente di una struttura funzionale, un vero e proprio moderno polo dello sport. Vogliamo darlo con il messaggio che Mennea ci ha lasciato, vogliamo darlo anche dando una risposta a ciò che ha detto il sindaco, perché ha fatto un appello per l'utilizzo di tutto il resto dell'impianto sportivo. E visto che un anno fa, con la delibera 57, come CIPE stanziamo circa 2 milioni per il restauro, il recupero del resto dell'impianto, voglio annunciare qui, insieme al sindaco, insieme al presidente del CONI, che entro i primi 15 giorni di dicembre potremo mettere a disposizione nuovamente queste somme, cambiando semplicemente la destinazione, e poter far sì che insieme al CONI si possa finalmente rendere fruibile l'intera struttura sportiva. Anche questo non deve essere un segnale che mette l'atletica in contrasto con le altre discipline, ma anzi, grazie a Pietro Mennea, grazie al fatto che la pista porta il suo nome e è stata oggi e viene oggi consegnata alla città, entro i primi 15 giorni di dicembre, è un impegno che ci possiamo tranquillamente prendere, perché il CIPE si riunirà entro quella data, possiamo finalmente dare il via libera alle restanti somme di denaro che servono per restituire il resto dell'impianto sportivo alla cittadinanza e alle altre discipline. Grazie, in bocca al lupo a tutti coloro i quali utilizzeranno questo impianto. Viva lo sport, viva Mennea. Visto la qualità delle cose che abbiamo fatto per la pista e per il campo, il governo ci ha scelto noi con la nostra struttura di CONI Servizi per completare l'opera, anche per rendere al 100% fruibile, agibile questo stadio, con il completamento anche dell'abbattimento delle tribune posteriori e con i servizi che vanno completati, e rispetteremo anche qui i tempi e costi, perché penso che a questo punto questo impianto non sarà solo la pista di Pietro Mennea, ma sarà una cosa meravigliosa per tutta la città di Barletta e non solo, perché diventerà multidisciplinare.